sentiero che girava al Monte Tilsen? Sì, Monte Tilsen o qualcosa così. Tilsen! Tilsen, sì, esatto. Il passo di Tilsen. Sì, beh, ma per quale cazzo di motivo? Aspetta! La Nero! Merda! Hai parlato con... È viva! Sara è viva! Dick? Ok, stammi a sentire. O'Brien ha trovato... Sì, ha trovato il suo tesserino. Sì, il tesserino. Io credo sia viva. Dick, non hai mai perso la speranza. L'hai sempre saputo. Non hai mai mollato. Che farai adesso? Non lo so, Boozer. Non lo so, ma... Diavolo, se esiste anche una sola speranza che sia viva... Devo trovarla. Senza dubbio. Merda, ora devo andare. Ricky e Eddie, serve una mano per contare una mezzo o qualcosa del genere. Ascolta, ci vediamo quando torni al campo. Chiudo. Ok, ok. Ci si vede, Boozer. Deacon, dove sei? Ehi, Ricky, ho una questione da risolvere. Se tornerò, che intendi? Boozer ce l'ha detto. Boozer vi ha detto che, ascolta, non c'è niente da dire. Non c'è modo di valicare il passo di Santia, me lo sai. Sì, sì, tornerò. Ascolta, ti ripeto, devo risolvere una questione. Chiudo. Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi. Mi è giunta voce che alcuni di voi hanno deciso di collaborare con la Nero. È la stessa Nero che di recente ha massacrato un gruppo di superstiti sotto i nostri occhi. La stessa Nero che ci ha abbandonati in questa merda per 2 anni. Qualcuno vi considera pazzi, ma io ho una definizione migliore per voi. Traditori. E io non accetto il tradimento a cuor leggero. D'accordo, vediamo cosa avrà da dire il vecchio. Sono anche un uomo ragionevole. Quindi voglio darvi un ultimo avvertimento. Fermate! E a quel punto... La pag... Tu conosci una strada oltre il passo di Tilsen. Una volta mi hai detto io non che... ti ho detto niente, vattene, non posso dai, aiutarti, Dick. Disegnami almeno una mappa. Dopo tutto quello che hai fatto... Dopo tutto quello che ho... Parliamo di quello che hai fatto tu, eh? Sherman Scamp, quello va che hai via fatto. Da qui, no, lasciami ascolta, in pace! Pensa se potessi cancellare tutto, non rimedieresti. Quando ho messo Sara su quell'elicottero mi sentivo sollevato. Ti sembra forse possibile? Ero sollevato... Mike, è con questo che convivo. E quindi stai inseguendo un fantasma? Credi forse che trovare tua moglie, sempre che sia viva, ti farà sentire meglio? Ti riscatterà? Non lo so, ma devo provarci. D'accordo. Ma se lo faccio... Se adesso ti mostro la strada oltre il passo, non torni indietro. Ok? Devi promettermelo. Non torni indietro. Capito. Merda, ora mi tocca parlarne con Boozer. Yeah.
Cosa vorresti fare? Andare con tutta la neve e il ghiaccio?